Una festa nata per valorizzare il territorio e le sue risorse, vissuta nel pieno spirito di condivisione della tradizione locale. La 21esima sagra del fungo porcino a Castel Pagano ha raccolto curiosi e visitatori da ogni dove. L'evento è organizzato dal comune ed è diventato ormai appuntamento fisso di fine estate, che unisce gusto, tradizione e senso d'appartenenza. Organizziamo questa manifestazione da 21 anni, questa è la 21esima edizione. E l'obiettivo dell'amministrazione è proprio quello di promuovere i sapori locali, il territorio, tutto ciò che ci appartiene, e con l'auspicio che poi questa vetrina sia da cassa risonanza per far tornare le persone che vengono anche oltre alla sagra. La sagra del fungo porcino, nata 21 anni fa, è cresciuta negli anni, consolidandosi in tutta l'area dell'Alto Sannio. Siamo arrivati alla 21esima sagra. Io le ho fatte tutte 21 da amministratore. Quindi voglio dire, questo già è un primo traguardo importante, perché mantenere, anzi crescere come standard in tutti questi anni, insomma, già è un primo fatto importante. E poi naturalmente la manifestazione cresce anche perché tutto è organizzato nel migliore dei modi. Il fine non è la vendita del prodotto, ma è la valorizzazione proprio del territorio, e quindi c'è buona accoglienza, buona aria, buon cibo. Una grande macchina organizzatrice ha accolto migliaia di persone, oltre a diversi chef, anche studenti e professori degli istituti alberghieri di Termoli, Colle Sannita e Scampia, che hanno speso le loro conoscenze per un menù ricco e saporito a base di funghi porcini. Qua si respira un'atmosfera molto diciamo colorata, la tradizione si tocca quasi con mano. Abbiamo, come potete vedere, tante prelibatezze. Tre istituti alberghieri a confronto questa sera, c'è quello di Termoli, c'è quello di Colle Sannita e c'è quello di Scampia. Lavorare tutti insieme, cosa vuol dire? Vuol dire fare gruppo, vuol dire dare diciamo un'esperienza ai ragazzi, farli crescere, e questo è il nostro obiettivo. Quindi siamo tutti uniti per un solo obiettivo, siamo un'unica squadra. Una due giorni in cui Piazza Municipio a Castel Pagano è stata palcoscenico di sapori, divertimento e tradizione.